oggi ha origini tanto, tanto tempo fa ed emerge dalle nebbie di Avalon assieme al suo eterno dilemma. Eh sì, come diceva il mio amico, sono già troppi secoli che questa diatriba continua a sussistere. I detrattori e i sostenitori. Ma chi ha ragione? Non lo so! Anni fa, quando frequentai il liceo artistico serale della mia città, peraltro mai concluso, mi fu sempre insegnato con le buone di non ricorrere a questo stratagemma, pena non avrei mai imparato a disegnare con tale tecnica. Col senno del poi, io mi domando, ma allora come mai sono tantissimi i sostenitori che la utilizzano? E tra loro vi sono esponenti del mondo artistico, degli artisti veri e propri, dei professionisti, signori. Chi di nascosto, chi apertamente utilizza questo congegno, definiamolo così, che consente al fruitore di assolvere a una notevole e maggiore quantità lavorativa, quindi più commissioni, eseguire più disegni, ma soprattutto una cosa consente: l'estrema somiglianza col soggetto reale. Infatti, mai nessuna tecnica è riuscita a elargire un effetto iperrealistico come questa tecnica. Cavolo, come parlo bene! Ma vediamo ora nel dettaglio che cos'è questa griglia. No! Ma no, no, non è neanche questa! Questa è una griglia di Formula 1, dai, siamo seri! E neanche questa! Ma che cos'è allora? La tecnica del reticolato è stata creata nell'antichità per poter riprodurre ciò che appartiene alla realtà esterna, al mondo, su una tela o un foglio. È composta da linee intrecciate che, incrociandosi, creano appunto un reticolato. Le linee sono sovrapposte, equidistanti e parallele tra loro e sono verticali ed orizzontali. Attraverso questo congegno è possibile non solo riprodurre un oggetto, un'immagine, un disegno nelle sue dimensioni così com'è reali, ma è possibile addirittura rimpicciolire il disegno oppure ingrandirlo a nostro piacimento. Ma parliamo seriamente adesso. In questo tutorial, caro amico o amica, ti spiegherò come costruire innanzitutto, disegnarti un reticolato e soprattutto ti spiegherò come utilizzarlo per i tuoi scopi. A te l'ardua sentenza di stabilire se questa tecnica è valida e giusta per te. Allora, che cosa ci serve? Partiamo con le matite, una 4H, la utilizzo perché lascia un segno molto chiaro, leggero, facilmente cancellabile. E con questa eseguirò il reticolato. Poi abbiamo in questo caso una 2B che servirà per effettuare il disegno vero e proprio, gomma o gomma pane, e infine, per rendere un po' più visibile il disegno stesso a vostro vantaggio, ho questo pennarello per rendere più nitido il tratto finale. Ecco, allora, innanzitutto il tutorial è basato per semplificarvi la cosa in modo che acquisiate questa tecnica nel modo più semplice appunto possibile. Abbiamo una riga, in questo caso una squadra, e il reticolato che ho preparato e l'ho disegnato su un acetato con un pennarello indelebile. Allora, come potete notare, qui ho effettuato dei quadratini che compongono appunto questo reticolato di 2,2 cm per la precisione, un paio di centimetri per lato. Bene, questo è la griglia su cui cominceremo a lavorare. Personalmente devo aggiungere una cosa, che prediligo un altro tipo di griglia che è molto più precisa e mi offre più vantaggi, soprattutto se debbo eseguire dei ritratti. Una griglia
come questa, anziché avere dei quadratini collocati al suo interno, ha dei rettangoli. Immaginate due quadratini insieme, ecco, dei rettangoli uno a fianco all'altro, sovrapposti e sottoposti. In aggiunta utilizzo delle righe oblique. Ecco, immaginate questa riga qui, che si è tinta di scuro, che mi dà ulteriori vantaggi in termini di precisione. Bene, per noi che cominciamo è sufficiente questo tipo di griglia. Andiamo a vedere come iniziare. Innanzitutto un disegno. Io ne ho scelto uno facilissimo, un cagnolino, molto facile, lineare. Ci dobbiamo concentrare sulla linea, pertanto niente, evitiamo gli alberelli e ci concentriamo sul cagnolino. Ecco, non c'è nessuna sfumatura, nessun colore, poi nessuno vieta di aggiungere il colore. Bene, innanzitutto si comincia. Come potete notare, la matita ha una punta molto affilata. Per imparare a fare questo tipo di punta molto affilata e anche molto resistente rispetto a una punta di una matita normale, vi rimando al tutorial che ho prodotto in precedenza. Bene, cominciamo. Vediamo com'è composto il reticolato innanzitutto. Questo reticolato è composto da 8 quadratini per 12, 8 in larghezza e 12 in altezza. Dunque, premesso il fatto che noi, grazie a questo strumento reticolato, possiamo trasportare il disegno che ci interessa sul foglio in misure diversificate. Posso farlo più piccolo, ma anche più grande, quindi rimpicciolire, ingrandire, ma anche tenere alla stessa misura. Per comodità, per nostro comodo, eseguiamo in pratica le stesse misure del cagnolino, quindi il cagnolino rimarrà in questa dimensione reale, ok? Quindi riproponiamo l'intera griglia sul foglio. Prendiamo innanzitutto le misure, così faccio molto prima, e disegniamo i vari punti di riferimento e intersecamento delle linee stesse. Bene. Non importa, a dire il vero, essere molto precisi nella stesura delle linee. Certo che non bisogna fare degli errori di 2, 3, 4 mm, ecco, lì inizia a essere importante e a giocare un ruolo a nostro sfavore. Quindi una precisione decorosa e auspicabile. Perfetto. Ho eseguito le tracce, i punti dove dovrò disegnare le mie linee in pochissimo tempo, un minutino, e come avete visto. E, altrimenti, se avessi dovuto stabilire le misure con la riga, ci avrei messo almeno una decina di minuti. Bene. Cominciamo a tracciare le linee leggeri. Ricordatevi che, seppur essendo una 4H, una matita molto dura e quindi dal tratto leggero, quasi trasparente, se spingete molto diventa difficile cancellare l'eccesso, ecco, quindi rimanete sempre leggeri. Passiamo a quelle orizzontali.
Come potete notare, la punta è estremamente resistente e dura veramente delle ore in più in rapporto alla punta normale delle matite normali comuni che troviamo in commercio. Bene, l'ultimo non importa. Abbiamo così ottenuto, spero che si possa vedere, il nostro reticolato di partenza. Ora cominciamo il vero e proprio disegno. Prendiamo il nostro modello originale, quindi ve lo ripeto, tralasciamo gli alberi per essere un po' più celeri e fissiamo il reticolato di acetato sulla rivista, in questo caso. Scollo un po' lo scotch, nel senso che se no sarebbe talmente troppo incollante, ecco, e andrebbe, quando lo levo, a stracciare il foglio sottostante della rivista, ed è un peccato. Quindi scollo in questa maniera qua e lo rendo meno adesivo, ecco. Ecco fatto. Ora manderò il video accelerato più del doppio della velocità normale. E vi indico solo di procedere cominciando innanzitutto, se volete per vostro comodo potete numerare i quadratini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qui anziché i numeri uso le lettere A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, E, M. Ok? N anche. Questo per avere come un po' nella battaglia navale, nel giochino che facevamo quando eravamo bambini, avere dei punti di riferimento univoci. Il 5E è questo quadratino qui, il 5D questo, il 3 C è questo e nessun altro, a scanso di equivoci, quindi di sbagliare il quadratino. Seguitemi e copiate. Eccoci giunti alla fine, cari amici. Ecco il cagnolino. Se volete potete colorarlo o sbizzarrirvi con la vostra fantasia. Una cosa che mi preme dirvi, non state a ascoltare quelli che detraggono questa tecnica, perché non sanno quello che dicono. Sinceramente io la consiglio soprattutto a chi comincia a disegnare. Perché? Perché questa tecnica obbliga ad essere precisi e a rispettare a livello geometrico, a livello figurativo, quello che è la figura originale, scaricandoci dalla obbligatorietà di disegnare quello che invece il nostro occhio vede, che è differente da quello che invece è nella realtà. Comunque provate, divertitevi e alla prossima, amici.